Prima, allora, stavo dicendo, prima di parlare nel conto, dire la cosa più importante è stato quello di ricominciare dopo un anno di distanza. Assolutamente sì, questo è il successo nostro, cioè di tutto il mondo del volley. Essere qui di nuovo per giocare una partita dal vivo è veramente importante per tutti noi atleti, quindi è stato un grande successo della pallavolo. Un grazie anche alla società che ci ha ospitato e che ci ha accolto, devo dire, molto bene. Quindi sono felicissimo di essere tornato in campo dopo un anno. E poi la cosa che mi piace sottolineare nella pallavolo, a fine gara, gli applausi reciproci fra le due compagini. Assolutamente, è uno sport di grande rispetto, uno sport che vive anche di questi momenti. Noi siamo, potremmo dire, i paladini dello sport reale, dello sport quello che veramente con la S maiuscola. Quindi oggi il successo è stato doppio. I complimenti vanno chiaramente ai vincitori, anche ai miei ragazzi che dopo un anno di assenza si sono ritrovati a giocare una partita vera, e quindi era già emozionante essere qui, quindi molto importante per tutti noi. Ora parliamo dell'incontro. Primo set il gruppo Mediavolle è partito bene, poi pareggio vostro, il secondo il gruppo Mediavolle. Nel quarto set avete avuto una partenza veramente brillante con 5 punti di vantaggio, e poi cosa è successo? È successo che la nostra è una squadra giovanissima, tranne due di esperienza, sono ragazzi di 19, 18 anni e 20 anni, quindi questo è il secondo anno di Serie C. Nel momento in cui trovano quei momenti di deconcentrazione, di abbassare un po' la guardia, la tensione viene a mancare, pecchiamo in questo. In questo momento io credo che dobbiamo lavorare moltissimo sul lavoro della ricostruzione, sulla difesa e della ricostruzione del nostro attacco. Però ti posso dire che al di là di tutto mi è piaciuto molto l'atteggiamento, e ribadisco, non era semplice giocare dopo un anno di assenza. Per concludere, il 7 e l'8 è stato un film di successo, ma anche i suoi due giocatori, 7 e l'8, hanno fatto belle cose. Assolutamente, sono stati bravissimi. Beh, il 7 lo conoscevamo, un grande giocatore, credo che abbia tenuto in piedi la squadra perché è stato colui che ha fatto più punti. Dall'altra parte abbiamo noi un centrale che ha appena compiuto 20 anni e devo dire che ha fatto veramente delle bellissime cose. Complimenti a questi due atleti, ma all'intero palinsesto che stasera ha giocato una bellissima partita. E complimenti a Bella Desanima della partita, mister Biagio Ciortino. Bocca a lui per il proseguo del campionato. Grazie a tutti, ci vediamo poi ad Altavilla con grande piacere. Grazie ancora. Grazie a voi. Da un allenatore a un altro allenatore. L'anno scorso, dovrei alzare perché l'anno scorso, poi rivedendo l'intervista con il grande Gabriele Marchetta, sembrava piccolino. Mister Gabriele Marchetta, come ha detto al suo collega, la prima cosa importante a dare risultato era quello di ricominciare a giocare. Esatto, l'emozione più bella è stata quella di ritornare a giocare in campo. La squadra lo voleva da tanto tempo perché fra purtroppo questa situazione prendi i periodi pausa, è stato un periodo, diciamo, tormentato soprattutto per gli atleti in questo periodo e per tutta la nazione. La voglia era quella di tornare in campo e finalmente siamo riusciti, era l'esordio, ci tenevamo tutti a fare bene e a divertirci, e sono contento perché ci siamo riusciti ottenendo pure il massimo del risultato. L'anno scorso, qualche cosina più di un anno fa, ci siamo lasciati qua un'intervista, non è stato l'ultimo incontro, l'abbiamo fatto, ho intervistato proprio te, che eri un calciatore. Ti intervisto dopo un anno e sei allenatore. Com'è questo tuo cambiamento, anche se vedo che sei sempre tenuto pronto a entrare in campo? Quello. Diciamo che quest'anno ho deciso di dedicarmi più all'allenatore, diciamo il giocatore viene in secondo piano e cerco di dare il massimo ai ragazzi che stiamo crescendo. È un gruppo che viene dalla prima divisione, la maggior parte, molti erano già con noi e con me l'anno scorso, e poi ci sono delle persone nuove come Accetta e Biondo che ci danno una grossa mano d'aiuto per questo campionato. La mia scelta per me è stata abbastanza semplice perché arrivata a una certa età preferisco fare l'allenatore del giocatore, però nei momenti di bisogno sono pronto. Ma è più facile allenare o giocare? Giocare decisamente. Allenare devi sentire tante teste, ci sono tante situazioni, però ti dà più soddisfazione allenare. Per concludere, parliamo ora dell'incontro. Vorremmo sapere cosa hai detto ai due ragazzi nel time out del quarto set, dopo una partenza veramente sciocca di 5-0.
cosa hai detto? Che hanno fatto un grande rimonta vincendo anche le sette dell'incontro. Io ho detto semplicemente, ragazzi, che dovevamo cominciare a fare quello che abbiamo fatto bene nel terzo set, cioè la battuta, cioè mettere in difficoltà gli avversari in battuta, cercare un equilibrio di ricezione che fortunatamente l'abbiamo trovato, e togliere i riferimenti che stavamo dando giocando un pochettino più al centro. Abbiamo lavorato meglio muro difesa e siamo riusciti a raccimolare quei punti di stacco iniziali, e poi abbiamo messo l'acceleratore finale. E sono molto contento e orgoglioso dei ragazzi, perché veramente hanno fatto una bellissima prestazione oggi. Rispetto all'anno scorso, se non sbaglio, una squadra molto molto più giovane. Sì, in pratica abbiamo una media età, penso, sui 21 anni. Quindi molto giovane. È la prima esperienza, soprattutto, perché in Serie C molti erano all'esordio quest'anno. E niente, il nostro obiettivo è far crescere il gruppo e far crescere anche la città, lo sport all'interno della città di Spadafora. Il fair play è la cosa più bella, abbiamo visto poi a fine incontro. Ma bente a mister Gabriele Marchetta, ci rivediamo il 10 aprile, sempre qua a Palazzetto dello Sport. E ora intervistiamo una new entry del team gruppo Media Volley di... Ci spostiamo al pallone, siamo in diretta, quindi okay. Accetta, ti abbiamo visto giocare la prima volta quest'oggi, perché l'anno scorso non c'era, devo dire complimenti. Fra te e Kevin Barbera, un fuoco d'attacco veramente potente per il gruppo Media Volley. Grazie, no, è stata una bella partita, molto combattuta. Siamo noi una squadra molto giovane, ci sono ragazzi che è la prima volta che giocano in questa categoria, per me è la prima volta che gioco in un'altra squadra e quindi è sempre emozionante. E fortunatamente è andata bene, siamo riusciti a portare i tre punti a casa, ora speriamo di continuare così. L'intesa c'è con il Giacobbe, devo dire un'ottima intesa. Sì, col palleggiatore Arturo, sì, è un bravo... È giovane, è già molto bravo, ha tanti margini di crescita e ci troviamo molto bene. Io, per chi non ti conosce come me, l'anno scorso dove hai giocato? L'anno scorso ho giocato a Barcellona in Serie B, abbiamo fatto 2 anni in Serie B, poi gli anni prima ero insieme a Gabriele, Giovanni, quelli che c'erano, Marco Di Lorenzo, che ora sono infortunati e ora quest'anno... C'è pure Salvo, e ora quest'anno siamo, diciamo, tutti qua. Complimenti, accetta veramente, per me che l'ho volte visto, un'ottima partita. Complimenti ancora. Grazie. Alla prossima, giorno 10, ci vediamo.